E allora eccoci qui, non sono passati 10 minuti ma Paolo Cevoli è arrivato. Buonasera a tutti, di nuovo benvenuti al centro commerciale Piazza Umbra. Questa sera inizia la grande festa di Piazza Umbra, festeggeremo insieme i 10 anni di Piazza Umbra con personaggi notissimi. Questa sera è in nostra compagnia un noto comico, è veramente simpatico, lo vediamo spesso in televisione, l'abbiamo visto su Zelig, nella pubblicità insieme a Valentino Rossi. È davvero la fine del mondo, fa morire dalle risate, è diventato famoso grazie a tanti personaggi, tra i quali l'assessore che non sa parlare. Ed eccolo qua, facciamo un applauso per fargli sentire tutto il nostro calore, Paolo Cevoli, eccolo qua. Va. Buonasera a tutti, come state? Allora, io devo dire che è un piacere per me venire dalla Romagna a salutarvi. Voi la conoscete la Romagna? Chi è che faceva le vacanze in Romagna? Alzi le mani. Voi, dove andavate? A Riccione! Io sono di Riccione. Io rappresento quello che si dice l'emblema, il patacca romagnolo. Proprio adesso poi faccio la reclame con Valentino. Voi siete tifosi di Valentino o no? Oggi che entusiasmo. Valentino, che quest'anno ha perso il mondiale, l'ha vinto colato con lo scorreggino spagnolo e Lorenzo, soprannominato Candida, perché è quella roba che dà un po' fastidio sulla punta, però non è gravissimo, no? Allora io devo dire che il patacca ce l'ho proprio dentro, che tra l'altro il romagnolo patacca c'ha due significati. Allora, al femminile la patacca sarebbe il buco della contentezza, quello che è. Al maschile invece qualcuno patacca che pensa che è sinonimo di coglione, che non è vero, è riduttivo, è troppo poco. Patacca è un coglione che suscita un sborone, te lo vedi, ah, vai. Poi tra l'altro di patacca se ne è un po' dappertutto, non so se voi per televisione l'altro giorno avete visto Berlusconi che parlava, che adesso non voglio dire che Berlusconi è patacca, però se fa la gara è un bel po' in là. È arrivato, ha detto, la crisi è passata! Per lui, che il peggio ormai è dietro le spalle, però signore, ma lui si riferiva al povero Marazzo che ha avuto queste cose dietro le spalle, sono arrivati diversi, no? Che adesso io non lo so, voi come si, l'Umbria è rossa, la Romagna è rossa, noi tutti vecchi comunisti, abbiamo detto porca vegliacca, va bene tutto, ma tutta questa finocchieria, noi non. Insomma, perché poi tutti gli altri hanno preso tutte le gnocche, noi ci hanno dato gli scarti, che abbiamo la Russola, il Volino, la Bindi, la Molino, la più figa della sinistra, l'Usturia, quello che era. Per forza che la gente non ci vuole. Adesso io non voglio dire, ma quelli della sinistra sono in crisi, perché la sinistra fa fatica a fare la battaglia contro Berlusconi, perché Berlusconi, che l'altro ha detto lui ha detto che tutte le notti 3 ore dorme, che un po' si deve riposarsi. Ma poi dice che per altre 3 ore fa dei lavori che eravamo superati con quelle povere donne, tirano per giù, gli vengono le infiammazioni, gli devono dare la pasta fiscia nel cavallo, perché se la roba è. Berlusconi c'ha uno scaldone addosso, io non so se lui è caduto nel mastello del Viagra da piccolo o cosa, non riesco a dare uno sforzo, te lo vedi che lui quando c'ha le crisi che gli si allargano le froge qui del naso, no? Che gli viene a schiuma la bocca, il suo dottore dice presto, dice, c'è un'emergenza, portiamolo alla monta che devi spugnare. Lui quando non riescono a trovare un cudonone, gli devono fare i tagli come l'albero della gomma per sgocciolare, adesso io non voglio dire voi come siete abituati, ma 3 ore per notte sono molte. Quelli della sinistra neanche tutti messi insieme riescono, si ammazzano di pugnetti tra di loro, perché poi io voglio dire, qual è il leader della sinistra che te dici, oh sì, lui rappresenta, incarnisce proprio l'ideale di uomo virile? Bersani, dai, Bersani sembra un pitello delle medie, lo vedi che va in giro, che si è perso per la strada, sembra quei vecchi che fanno 3 ore di coda alla Usul. L'unica cosa che è capace di dire, ah, Berlusconi si deve dimettere, il giorno che si dimette lui non sa che cazzo dire, capito? Poi chi c'è? Prodi è andato in pensione, si è ritirato, a parte che lui non c'era bisogno di una escort, gli bastava una badante, quello che fa. Prodi ha aperto una rosticceria a Bologna con la moglie, ma la moglie non lo fa stare alla cassa, perché non si fida, ma là ho visto come fai loro, che ti incurano con i soldi, stai al balcone. Poi chi c'è?
Feltroni, dai. Adesso Feltroni, parlare male di lui è come menare uno mentre caga perché gli danno tutti addosso. Per... Qual è la carica erotica che comunica Feltroni? Te lo vedi con questa guancia floscia. E te pensi, ma se lui non la faccia, faccio così. Quel cavallo, cos'è che avrà quel dolore lì dalla sciacca maronaria? L'altro, il fascino, la salma, adesso non voi dire, ma quale eccitazione può provare la donna guardando così? La donna si eccita di più se guarda un attaccapanni della penombra. Te l'immagini il fascino che si presenta a un incontro d'amore, arriva con sta canottiera svasata. Fascino c'ha le mutande cacci, le mutande di una volta, quelle che c'era sempre l'elastico lento, della palla che c'era sempre capolino, no? Che volevo... Con le mutande calci sono da noi le mutande del professionista perché hanno uno spacco davanti per... Solo che Fascino ci deve dare con lo tutti cadenti, con i lumachini di mare, no? Se no non tira fuori niente. Invece vuoi mettere lui, Silvio Berlusconi, che si presenta a un incontro d'amore, arriva, kimono d'oro, drago ricamato dietro, perché Berlusconi c'ha tutti i preparativi, c'ha lo staff, la parrucchiera, la massaggiatrice, la piastrellista che gli prepara, gli dà con lo smeriglio per tirargli a lucido la maiolica. Fede con i pasticcini, volete favorire? C'è Bondi con le vuvuzela. Di Berlusconi non va a letto, scende in campo ogni volta che vi tiene l'alimento. Adesso io non so chi di voi, perché magari voi l'avete visto per televisione, o nel giornale, ma Berlusconi visto dal vivo è di una bellezza, che voi, io quando l'ho visto sono rimasto ad abbagliato. Ma quanto è bello, l'ho conosciuto una sera che ero a Roma, Zelig aveva vinto i Telegatti, allora siamo andati giù a Roma, è andato sto premio, io come sono arrivato l'ho visto come da qui a lì, così, io lo guardo negli occhi, lo tengo, che non è altissimo, ma c'ha un portamento, lui fa una riuscita, ma c'ha due spalle, io non lo so se lui si è fatto fare dei sbalzi in cartongesso di qua di là, ma due bei vasi generali me li puoi mettere così, cammina, rigido, che sembra che qualcuno gli ha infilato dei massi di manici di scopa che... e poi i capelli, dice, oh, i capelli c'ha il parrucchino, il trapianto, no, è tutta roba sua, lui si è fatto fare l'extension dei peli del culo che se li tira su, c'è uno che tutte le mattine gli fa la traccia, poi lui tira, li fissa col bosti che è il lucido della scarpa, gli fa quel mastigotto sulla testa, e poi quello che voi non vi rendete conto è la sua pelle. Lui gli ha fatto una pelle tirata dietro, infatti guardate che lui c'è sempre gli occhi così, lui ha sempre gli occhi sbranati, guardate che televisione, non li può chiudere, perché siccome c'ha la pelle corta, è un discorso tecnico, no? Se lui chiude gli occhi, scorreggia, capito? Allora dai, un conto è darsi nelle aree, un conto è farle, no? Sono due lavori totalmente diversi. Comunque basta, insomma, bisogna ridere, perché sennò su una cosa per lo scuro c'è ragione, perché dice che la crisi è finita, perché poi in Italia, quando c'è la Fiat che va forte, no, c'è la Fiat, adesso va a ricominciare perché ha comprato anche la Chrysler, dice, c'è la Fiat, ha comprato la Chrysler, sì, Obama ha mandato giù il suo cognato, allora gli ha detto, ma come mai la Fiat? Ah, dice, noi siamo, come tecnologia, siamo all'avanguardissima, per esempio tutte le automobili Fiat hanno il lunotto termico posteriore, dice, oh, sul burone, no, guarda che è utilissimo, perché lei così d'inverno, quando deve spingere la macchina non prende freddo le mani, no? Che... Poi dice, ma i ricambi, come fate la Fiat Ricardi? I ricambi è la roba esagerata, perché te il sistema è sul service. Basta che ti metti dietro un'altra Fiat, quella prende i pezzi, dopo te li raccogli, li andati, no? Dice, ma con la Fiat non si rimane mai attivo. C'è il libretto delle istruzioni, che è un libro alto così, le ultime 300 pagine sono dei numerini scritti fitti. Dice, ma tutti quei numerini piccoli, che roba è che è? Ah, dice, quelli sarebbero gli orari delle corriere, così te la vieni, ci rimane male. Comunque io devo dire che andare a Zelig almeno c'è la possibilità di imparare a ridere, io poi sono abituato a ridere, adesso voi non so come siete abituati a prendermi sul serio cose. Noi venendo dalla Romagna vediamo, stupito, bisogna fare un cazzo, non è che stia lì come dei musoni, noi abbiamo il piacere di ridere, di prenderci per il culo, io poi tra l'altro ho la fortuna di avere il mio babbo, perché la gente dice, oh, te parli, non si capisce un cazzo, da chi è che hai imparato? Vieni a sentire mio babbo che ragionamento che fa, mio babbo, quando, allora, mio babbo ha 83 anni, io penso che tutta la sua vita mio babbo non ha mai finito un discorso, ma lui è coerente, capito? Quando parla
scivola l'effetto Windows, apre i discorsi così, a cazzo, quella finestra. Poi io devo dire, il romagnolo è un po' volgarotto, non è fine come gli umbri, che voi siete più la gente raffinata, noi abbiamo la spaccatura del culo alta, per cui allora, io non mi voglio giustificare, però quando uno ha avuto un'educazione come la mia mamma, quando ero piccolo, mi chiamava sempre, mi diceva Paolo, torna a casa, sei sempre in giro, con la merda nei tubi. Allora, voglio dire, se uno ha avuto un'educazione di questo tipo, fa fatica un po' a essere raffinato, perché poi noi siamo gente che parliamo, non si capisce molto. Io tra l'altro oggi vorrei concludere facendo anche un saluto da parte di un'autorità, perché oggi non so se il vostro sindaco assessore dove sono venuto, dove sono andato. Allora